L'ennesimo esempio di inciviltà e maleducazione, scarsa sensibilità ambientale e ancora una volta ad essere colpita la zona del canale navigabile. Dopo che l'amministrazione comunale aveva bloccato l'accesso a via Vulpariolo con uno sbarramento in cemento, i teppisti della spazzatura hanno colpito a poche centinaia di metri nei pressi del canale navigabile, proprio accanto all'industria Zucchi, abbandonando rifiuti di ogni genere. L'amministrazione promette multe e nuovi controlli. Noi condanniamo ovviamente queste azioni che sono di profonda inciviltà, che non hanno nulla a che fare con anche la buona pratica della raccolta differenziata, del porta a porta, quella sensibilità che i cremonesi stanno anche dimostrando. Ecco, quindi si può dire che intensificherete i controlli e promettete multe? Sì, sì, intensificheranno i rapporti, senz'altro. Le multe sono già state fatte e verranno ovviamente riproposte qualora troviamo appunto responsabili. Noi cerchiamo ovviamente di pulire quella zona lì, che è una zona insomma adesso molto veramente danneggiata, deturpata, e ovviamente questo è un costo per i cittadini. Si sa già quando verrà ripulita la zona? Cercheremo di intervenire il prima possibile, penso settimana prossima. Bisogna capire l'entità. Io so che c'è stato ovviamente dei depositi abbastanza consistenti gli ultimi giorni, come è stato segnalato, e quindi adesso non so dire se effettivamente riusciremo a fare tutto in poco tempo. Bisogna capire anche la natura di questi rifiuti, cercheremo di capire se effettivamente questa zona può essere interdetta al transito delle auto, come abbiamo fatto via Vulpariolo. Ecco, ma secondo lei, per chiudere, che cosa c'è alla base di questi gesti? Solo maleducazione, pigrizia, ignoranza? Ma ci potrebbe essere, visto la natura appunto dei rifiuti, che si ha poca voglia di portarli nei luoghi giusti, perché effettivamente quando vedo delle mattonelle, degli inerti, immagino che sia dei camioncini di lavoratori, io immagino effettivamente, e quindi si ha poca voglia di andare alla piattaforma di San Rocco o di deposito dove è possibile fare. Idem per i rifiuti ingombranti. Noi abbiamo un servizio ormai da anni a Cremona molto apprezzato di ritiro degli ingombranti, il resto può essere veramente molta ignoranza.